incidente sul lavoro a Tolentino, operaio 26enne muore schiacciato da un carico di infissi. Alluvione e procedure d'emergenza, parte l'indagine interna della regione per accertare disfunzioni e responsabilità. La ministra Lamorgese in visita nelle zone più colpite, mentre a Senigallia scuole chiuse fino a sabato 25 settembre. Non c'è pace per le Marche, dopo il maltempo la terra torna a tremare con due forti scosse in soli due minuti, gente in strada e scuole evacuate in provincia di Ascoli Piceno. Vendevano pietre preziose a prezzi superiori rispetto all'effettivo valore, scoperta dalla Finanza di Fano una maxi truffa ai danni di centinaia di risparmiatori, denunciate una banca e 17 persone. Taglio del nastro per Fano Fiorisce, fino a domenica 30 espositori, animazione per bambini e concerti nella zona del Piccio. Bentrovati a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. Apriamo con la cronaca, con l'infortunio sul lavoro accaduto questa mattina in un'azienda di Viale Cristoforo Colombo a Tolentino, dove è morto un lavoratore nigeriano di 26 anni residente a Macerata. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato schiacciato da un carico di infissi caduto da un muletto. Il conducente del mezzo, sotto shock, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso. La tragedia è avvenuta intorno alle ore 9 in un'azienda che si occupa di serramenti metallici. Oltre al 118 sono intervenuti i carabinieri, gli ispettori del servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro e i vigili del fuoco. La strada per Tolentino è stata chiusa dalla polizia municipale. E invece un 22enne originario di Senigallia è rimasto gravemente ferito in un tamponamento avvenuto tra un'auto e un mezzo pesante sull'autostrada A14. È successo oggi pomeriggio intorno alle ore 15 nel tratto tra Gradara e Pesaro lungo la corsia sud. Il giovane è stato trasportato dall'eliambulanza al Torrete di Ancona, ma non si conoscono ancora le sue condizioni di salute. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia autostradale. E torniamo a parlare dell'alluvione. Ieri sera più di 500 persone hanno preso parte alla fiaccolata San Lorenzo in Campo per Mattia Luconi, il bambino di 8 anni che risulta ancora disperso, così come la 56enne Barbara Chiù. Oggi invece il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha visitato i luoghi più colpiti dal maltempo, mentre in regione verrà istituita una commissione d'inchiesta sull'alluvione. I dettagli nel prossimo servizio di Simona Zonghetti. Silenzi, lacrime e commozione. Centinaia di candele di ieri sera hanno illuminato il centro storico di San Lorenzo in Campo per Mattia Luconi, il bimbo di 8 anni, che a una settimana dall'alluvione risulta ancora disperso. Al corteo hanno partecipato anche lo zio del piccolo, Alessandro Fontana, il vescovo Armando Trasarti, il parroco Don Luca Santini, il primo cittadino Davide Dell'Onti e i sindaci di Fratterosa e Castellone di Suasa. Il paese unito per la fiaccolata della speranza e la veglia di preghiera. Intanto, nei luoghi del disastro continuano incessanti le ricerche anche della 56enne Barbara Chiù. Elicottero, droni, sommozzatori e cani molecolari, soccorritori stanno mettendo in campo decine di uomini e mezzi per ritrovare i due dispersi. D'altra parte proseguono gli interventi nei diversi comuni del Pesarese e dell'Anconetano. A ieri erano più di 2600 solo quelli eseguiti dalle squadre dei vigili del fuoco per prosciugamenti, alberi abbattuti, rimozione di fango e detriti, 465 i pompieri entrati in azione. In attesa di una più precisa stima dei danni vanno avanti le indagini dei carabinieri. A renderle più complicate però è la scatola nera che non funzionava dallo scorso aprile e nessuno se ne sarebbe accorto. Eppure il sistema di registrazione delle chiamate in entrata e in uscita dal centralino della sala operativa unificata permanente che fa capo alla protezione civile avrebbe potuto aiutare gli investigatori a far luce sull'allerta mancata e la gestione dell'emergenza.
Il governatore Acquaroli ha chiesto al segretario generale della regione di istituire una commissione tecnica per svolgere un'indagine finalizzata ad accertare la regolarità e l'appropriatezza delle procedure adottate e dei comportamenti assunti da parte delle strutture organizzative della protezione civile regionale, evidenziando eventuali disfunzioni e responsabilità. È un atto necessario, ha detto il presidente, a garanzia di tutti. Oggi il ministro dell'interno Luciana Lamorgese si è recata sui luoghi colpiti dall'alluvione. A Senigallia il sindaco le ha chiesto un intervento immediato per portare sul territorio più ingegneri, tecnici e mezzi specifici, che siano dell'esercito o di altri corpi, per evitare un aggravamento della situazione a causa delle piogge previste per il fine settimana. Il primo cittadino ha anche disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino a sabato 24 settembre. Ed anche la BCC di Fano dona e avvia una raccolta fondi a favore della popolazione marchigiana colpita dall'alluvione. Il conto dedicato all'intervento straordinario è intestato alla Fondazione Caritas Senigallia Onlus, istituzione che si è attivata sin dal primo momento per coordinare gli interventi e con la quale la banca ha avviato una collaborazione. L'istituto di credito ha messo in atto la sospensione delle rate di mutui e finanziamenti accesi da famiglie, imprese, associazioni ed enti che vivono o operano nei comuni colpiti dal maltempo, e rende disponibili sin da subito finanziamenti agevolati per gestire il più rapidamente possibile le fasi di prima necessità. E non solo maltempo, ma anche il terremoto ha colpito oggi la nostra regione. Infatti l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha registrato due forti scosse rispettivamente di magnitudo 4.1 e 3.6 con epicentro a Folignano in provincia di Ascoli Piceno. Il sisma però è stato avvertito anche nel maceratese e nel fermano. La prima scossa è stata registrata intorno alle 12.25, mentre la seconda un minuto dopo. Sono seguite altre scosse di minore entità. Molte le persone che si sono riversate in strada e diverse le scuole che sono state evacuate. È stata sospesa anche la circolazione dei treni lungo la linea ferroviaria Ascoli-Piceno-Porto d'Ascoli. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone e cose. E ora passiamo all'operazione della Guardia di Finanza di Fano, che ha scoperto una maxi truffa ai danni di centinaia di correntisti. A finire nei guai sono stati sia una banca di Pesaro che una società per la vendita di pietre preziose a prezzi superiori rispetto all'effettivo valore. Sentiamo. Si chiama Operazione Diamanti l'indagine di polizia giudiziaria conclusa dai finanzieri di Fano, che ha permesso di scoprire una truffa milionaria ai danni di numerosi risparmiatori da parte di una società che attraverso il sistema bancario ha promosso e venduto pietre preziose a prezzi notevolmente superiori rispetto al reale valore. L'attività delle Fiamme Gialle è partita dalle querele presentate dai clienti di Banca Suasa di Pesaro, che lamentavano di essere stati raggirati. Infatti avevano acquistato dei diamanti tramite la banca di cui erano correntisti sulla base di investimenti apparentemente vantaggiosi prospettati e suggeriti in modo ingannevole dall'istituto di credito. Quest'ultimo, che fungeva da intermediario di una società di capitale che commercializza pietre preziose, avrebbe stipulato con la società un accordo illecito, inducendo in errore centinaia di clienti. La società venditrice, dal canto suo, oltre a collocare i diamanti, ne avrebbe falsificato le quotazioni anche a mezzo di annunci ingannevoli pubblicati sulle pagine economiche di un giornale a tiratura nazionale. L'attività d'indagine ha consentito anche di quantificare sia l'importo complessivo corrisposto dalle vittime, pari a circa 2 milioni e mezzo di euro, sia le provvigioni incassate dall'istituto di credito, che ammontano 300.000 euro. In totale sono state 16 le persone denunciate, oltre al rappresentante legale della società venditrice dei diamanti. Questi dovranno rispondere, a seconda dei diversi ruoli e responsabilità, dei reati di truffa aggravata, corruzione tra privati e autoriciclaggio. Anche la banca è stata deferita all'autorità giudiziaria perché non avrebbe adottato i modelli organizzativi finalizzati a prevenire la commissione di reati a vantaggio o nell'interesse dell'ente. L'istituto di credito, che ha incorporato la banca coinvolta nella vicenda, ha già provveduto a risarcire il 90% dei correntisti che avevano acquistato i diamanti. E adesso parliamo di ricerca oncologica, che è stato il tema di un convegno che si è svolto a Fano e Pesaro con gli specialisti dell'azienda ospedaliera Marche Nord.
Il reparto di oncologia di Marche Nord si è aperto alla città con un convegno di 2 giornate che si è tenuto venerdì 16 e sabato 17 settembre nella sala dell'amministrazione provinciale di Pesaro e nell'aula di Palazzo San Michele a Fano. Per l'occasione si sono riuniti professionisti e specialisti dell'azienda ospedaliera, del territorio e dell'università che si sono alternati portando la propria competenza ed esperienza all'interno di un evento che si è distinto come un laboratorio multidisciplinare in cui sono emersi tanti punti di vista e numerosi spunti di riflessione. Un convegno che vuole coinvolgere sempre di più sia i medici di medicina generale sia la popolazione nel conoscere come lavora l'oncologia di Marche Nord e soprattutto stiamo gettando dei ponti, quindi dove l'ospedale non è più una struttura chiusa ma una struttura che si apre sempre di più verso l'esterno e per trovare delle alleanze, quindi insieme si costruiscono i percorsi sanitari migliori. Insieme si costruiscono i percorsi di cura. E vedete che ci sono momenti tecnici e ci sono invece momenti etici nel quale si raccontano anche le storie dei malati. Ed è molto bello questo bilanciamento tra le due cose perché si vede che la medicina, la cura non è solo un qualcosa di tecnico ma è anche una partecipazione empatica da parte sia del professionista che del malato. L'iniziativa dal titolo Ricerca, cura e umanizzazione in oncologia è stata organizzata dalla dottoressa Rita Chiari, direttore dell'unità di oncologia dell'azienda ospedaliera Marche Nord, in collaborazione con l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Ho parlato di tumore del polmone non microcitoma, della rivoluzione che è avvenuta in questa malattia grazie alle terapie a bersaglio molecolare e all'immunoterapia. Sono delle terapie precise, che significa precisione in oncologia, significa caratterizzare da un punto di vista istologico e molecolare la malattia del singolo paziente e studiare una terapia che è mirata su misura per lui, sulla base delle caratteristiche biologiche e molecolari della sua malattia. Ampio spazio è stato riservato anche allo sviluppo dei nuovi farmaci e all'alimentazione, che riveste un ruolo sempre più centrale nella tutela della salute. Abbiamo cominciato con raccontare la storia dello sviluppo di ogni molecola che poi è diventato un terapeutico e abbiamo anche capito che i nuovi farmaci sono sempre meno basati sulla chimica di piccole molecole e sempre di più sulla biologia di molecole più grandi, i famosi farmaci biologici. Questa mattina si è emerso con chiarezza di come i prodotti che nascono da questo tipo di ricerca non solo sono capaci di dare delle risposte convincenti nel trattamento di malattie così difficili come quelle oncologiche, ma che sono anche una modalità eccezionale per ridurre gli effetti secondari e la tossicità dei trattamenti. Vissuto e scienza, esperienza e ricerca si sono così intrecciate nel corso delle 2 giornate intense e formative ricche di approfondimenti. Presente al convegno anche Anna Maria Ruzzo, professore associato di biologia molecolare. La dottoressa si occupa di farmacogenetica. Ossia di come i fattori genetici influenzano le nostre risposte ai farmaci. E per me è stato veramente un grande piacere ospitare in questa sede il congresso dell'oncologia del territorio, oncologia con cui io collaboro già da diversi anni. Al Pincio di Fano questa mattina ha preso il via con il taglio del nastro Fano Fiorisce che prosegue fino a domenica 25 settembre. Tra gli appuntamenti in programma, laboratori per bambini e momenti musicali. Non c'è brano migliore se non quello uscito nel 1998 dagli Ace of Base, intitolato Life is a Flower, la vita è un fiore, per celebrare Fano Fiorisce, che ritorna a vivacizzare ed arricchire il Pincio con piante e composizioni floreali. Taglio del nastro questa mattina davanti all'Arco d'Augusto tra cariche civili, associazioni di categoria e gli stessi espositori per dare inizio alla 4 giorni dedicati alle ultime tendenze, alle curiosità e all'abbellimento del proprio giardino. 30 gli espositori presenti tra florovivaisti, vasai e produttori locali dislocati su tutto il perimetro del riqualificato Pincio.
Fin dalle prime ore, il centro città si è trasformato in un grande giardino a cielo aperto, arricchito da colori cangianti e irresistibili fragranze tra piante e fiori. Quest'anno nel nostro angolo della biodiversità abbiamo proposto la Fruit Forest, che è un ambiente commestibile di piante da riproporre nei nostri giardini. Nello specifico troviamo frutti di bosco, banani che sono sempre più ambientati nei nostri giardini, troviamo peperoncini, diciamo che è un insieme di piante commestibili e verdi che ci danno modo di raccogliere sempre di più i frutti, non la classica pianta da frutto, ma in aggiunta orto, frutti di sottobosco, piante verdi e piante comunque dove puoi raccogliere i frutti. Ciclamini, orchidee, violette, fino alle piante grasse da frutto o ornamentali. Tra le novità presenti, il ritorno del cotone. Abbiamo pensato di riproporre il cotone per scopi puramente ornamentali, perché è una pianta bellissima che fa dei grandi fiori durante tutta l'estate. Era coltivata fino agli anni 40-50 del secolo scorso, prima dell'avvento della plastica, per l'utilizzo nei filati e nella produzione delle maglierie. Nelle Marche era molto diffusa nella zona della Vallata del Tronto, nella zona della Sestina. Oggi si pensa a reintrodurlo proprio come fibra naturale da reddito. Comunque, in una bella rassegna come questa, acquistare cotone come ornamentale, soprattutto in primavera, si avrà una pianta sia fiorifera che invernale gradevole e insolita. Fano Fiorisce, in programma fino a domenica, vedrà degli spazi a tema con laboratori dedicati ai bambini e dei momenti musicali a partire dalle 18.30 nelle giornate del 24 e 25 settembre. Venerdì, sabato e domenica dalle ore 17 proprio qui nei Giardini Roma dei laboratori floreali dedicati ai bambini e anche dei momenti in musica insieme all'Orchestra Sinfonica Rossini, ultimamente sempre presente a questi appuntamenti. Il sabato degli aperitivi floreali, musicali, in collaborazione con le attività del centro storico, e sia sabato che domenica alle ore 18.30 proprio qui nell'area del Pincio la band Sonart ci allieterà con della musica, creando un'atmosfera unica, anche insomma bella, delicata, piacevole. E parte da Fano il progetto di clown terapia in Burundi, una missione umanitaria che potrà essere sostenuta anche attraverso un aperitivo solidale che si svolgerà domani in un noto ristorante di Bellocchi. Venerdì 23 vi aspettiamo al Biricocco. Manuel ha sostenuto e ha appoggiato questa bellissima iniziativa di un aperitivo solidale. La finalità è quella di raccogliere fondi per una missione umanitaria, Sorrisi Infiniti Burundi, che grazie alla Onlus Urukundo ci farà partire. Andremo in Burundi per ben 2 mesi dal 10 di novembre. Cosa andiamo a fare per ben 2 mesi dal 10 di novembre? In Burundi andiamo ad insegnare la clownterapia ai burundesi. Sì, perché andare semplicemente a farla era troppo facile. No, questa volta andiamo lì e insegniamo a loro, a 3 gruppi di laici, novizi e suore, la clownterapia, così che dopo loro la possano operare, la possano mettere veramente sul territorio. Quindi venerdì vi aspettiamo alle 5:30 al Biricocco, grazie a Manuel Torri, e ci sarà un aperitivo solidale. Alle 6 facciamo una presentazione del progetto, con noi ci saranno anche dei preti burundesi e Don Giancarlo, che appunto rappresenta Urukundo, e vi parleremo un pochino di cosa faremo effettivamente lì. Per le 19 pensiamo di terminare il tutto. Speriamo che voi possiate venire numerosissimi, perché ogni piccolo aiuto per noi è fondamentale. Ah, dimenticavo, offerta libera, voi venite. Poi qualche cosa Manuel ci farà sicuramente stuzzicare, visto che è un aperitivo, e la vostra offerta, il vostro cuore per noi sarà sicuramente molto importante. E questa era la nostra ultima notizia in scaletta. Vi ricordo che subito dopo di noi ci sono le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato al concorso internazionale di clarinetto che si è svolto lo scorso fine settimana nella città di Fano. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.